Ecco, siamo con Fulvio Fognini, papà di Fabio e dirigente del Taggia. Ecco, non so se volete rispondere un attimo a quello che è capitato con l'articolo di Antonio Tomeo e poi anche un bilancio stagionale. L'articolo di Tomeo è stato abbastanza sopra le righe, anche perché ci ha definito una società di ricchi scemi, ma in teoria non vogliamo essere né ricchi né tantomeno ricchi scemi. Primo perché per colpa di qualche società quasi è arrivati al punto che un giocatore per venire a giocare in promozione, prima di accordarsi ti dice quanto gli dai. E noi vogliamo farla finire una volta per tutte questa cosa. È giusto dare un rimborso spese perché fanno dei sacrifici, vengono a allenarsi e tutto, ma dover pagare un giocatore perché giochi in promozione mi sembra talmente fuori dalle righe che allora se vogliono definirci ricchi scemi può andare benissimo. Ecco, la prossima stagione, Fognini, quest'anno non è andata benissimo. Avete in mente di ricostruire? Ma più che ricostruire di centellinare il discorso della squadra. Cambieremo allenatore, penso, poi non sono io che decido, ma noi siamo un gruppo di 4-5 persone che d'accordo, ognuno dice la sua, quindi, e poi cercheremo qualche altro giocatore, giovane possibilmente, perché come dicevo prima, arrivare a dover pagare 1.000 euro a un giocatore, per me è fargli male al giocatore. Il giocatore deve sapere che in promozione, in prima categoria o in eccellenza si gioca per passione. Gli stipendi è giusto che se li vadano a cercare in un lavoro, che forse sarebbe meglio. Ecco, parlando di allenatore si fanno tanti nomi, da notari a Biffi, tanti nomi importanti della provincia. Vi sbilanciate un attimo o non Ma avete ancora un io identikit non ho preciso? nessun problema a dirti che se fosse per me riprenderei immediatamente Tirone. Ok, perfetto. Ecco, una battuta anche su suo figlio Fabio, ha fatto un grandissimo VNL a Roma, poi ha trovato una Dall che Ciao è ottavo re di Danilo, Roma. ho trovato un alieno, comunque contentissimi per quello che è riuscito a fare, in termini di gioco soprattutto e di classifica. Io penso che se continuasse con questo livello qua, alla fine dell'anno, se non ci sarà, ci darà tante soddisfazioni. French Open ci French sarà. Open si gioca questa settimana a Ginevra con la wild card, poi giocherà Roland Garros, speriamo che puntini puntini, non parlo per scaramanzia.